Uomini e donne, finale con sorpresa. O meglio, sfuriate annuncio shock di Roberta Di Padua, la dama ormai storica del dating show di Maria De Filippi ha a dir poco perso le staffe e minacciato di lasciare per sempre lo studio. Ma andiamo con ordine. La puntata è iniziata dal chiacchierato addio di Maurizio a Gemma Galgani, che è stata lasciata dal cavaliere con cui le cose sembravano procedere a gonfie vele. La conduttrice ha poi dato spazio alle altre frequentazioni in corso tra gli over della trasmissione. E si è tornati così a parlare di Marco e Claudia, quando Roberta Di Padua ha chiesto la parola e difeso la collega. Ma ha anche scatenato il cavaliere, che ha subito replicato definendola un accollo. Tu sei soffocante, ha detto ancora riferendosi al periodo in cui lui e Roberta Di Padua si sono scritti e sentiti. A quel punto la dama di Cassino è esplosa. Roberta Di Padua shock, basta Maria, me ne vado. Intanto la protagonista del Trono Over ha spiegato che gli sms che ha mandato a Marco saranno stati un paio, tra cui un buongiorno che lui non ha apprezzato affatto. Poi è sbottata arrivando addirittura al punto di mettere in discussione la sua permanenza a Uomini e Donne per colpa degli uomini di questa edizione. Troppo poco intraprendenti, troppo mosci e non interessati ad instaurare una frequentazione seria con le dame, ad avviso di Roberta Di Padua che ha ammesso alla conduttrice di pensare a lasciare Wed. Questi non fanno niente, non hanno voglia, ha urlato prima di prendersela con il ragazzo con il quale è uscita di recente, possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz sta cappottato? Ce l'aveva con Hermes, che colpito da quella frecciatina è subito partito all'attacco, tu stai qui da 6 anni, ci sarà un motivo. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno dato un po' ragione a Roberta, i cavalieri sono tutti da sostituire. Ma ci potrebbe essere una svolta per la dama, la puntata si è chiusa con Marcello Messina che ha l'invitata a non andare via perché lui vorrebbe corteggiarla e farle cambiare idea sugli uomini del cast di quest'anno. Staremo a vedere.